Dalle 5 di questa mattina nevica su tutta la regione, in particolare in Alto Molise, ma Burian, l'ondata di aria gelida proveniente dalla Russia, deve ancora arrivare. Disagi al traffico a Ingotte e sulla statale 87 per i tir rimasti bloccati o che procedono a passo d'uomo nel TG Le Previsioni di Gianfranco Spensieri di Meteo in Molise. A Palazzo San Giorgio il futuro degli alunni della Don Milani, in aula la proposta del consigliere Massarella che prevede lo spostamento di 20 classi in via Leopardi alla bibliomedateca e nei laboratori musicali. Senza casa e senza lavoro a Teleregione il disagio di un papà di Termoli, interessata del problema l'amministrazione risponde tempestivamente. Hashish occultato insieme a caramelle e cioccolatini nella calza della Befana, 25enne di Agnone denunciato dai carabinieri. Domani a Isernia si corre con la Befana l'appuntamento con la manifestazione non competitiva organizzata dalla NAI in piazza Celestino V a partire dalle 10. Infine sport e calcio, Serie D, l'allenatore dell'Agnone Alessandro Del Grosso suona la carica, ci attende un grande girone di ritorno. Buon pomeriggio e bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. Dunque l'avete sentito dai nostri titoli, in apertura c'è il maltempo e facciamo subito il punto della situazione sul maltempo con l'ospite che ha raggiunto i nostri studi di Campobasso. Buon pomeriggio e bentrovato a Gianfranco Spensieri di Meteo in Molise. .com. Allora, Gianfranco, abbiamo sentito il titolo, nevica su tutta la regione, ma Burian deve ancora arrivare, non entriamo ancora nella fascia più sensibile, diciamo così. Buon pomeriggio a tutti, sì, effettivamente ancora non siamo nella fase clou del maltempo, abbiamo appena passato una fase prefrontale dovuta alla circolazione instabile che lentamente si allontana verso est. L'aria fredda, quella vera, interesserà la nostra regione a partire dalle prossime ore. Tant'è vero che vediamo subito dalla grafica, si tratta di aria di estrazione russo-siberiana, eccola lì, ecco. Temperature molto molto Questa basse. Questa è la situazione di tutta Europa, giusto? Assolutamente sì, e come vedete anche poi dal grafico, piano piano tende a invadere il versante adriatico e da partire da questa sera, ma soprattutto nella giornata di domani e in quella di sabato, il tempo peggiorerà ancora, avremo un graduale calo delle temperature e attenzione perché probabilmente il fattore termico sarà quello più importante. Vi faccio vedere, eccola qui, una bellissima grafica. Queste sono le temperature che abbiamo registrato dalle stazioni in diretta del sito meteoinmolise.com di quasi tutta la regione. Vedete già il calo termico che è in atto in quota, con i meno 5 di Campitello e di Capracotta. Nel corso delle prossime ore, in particolare tra venerdì e sabato, come dicevo, queste sono stazioni che raggiungeranno temperature intorno ai meno 12, meno 13. Ancora andiamo avanti con la grafica perché c'è un veloce giro di webcam in modo che